Lampo orecchio. Erba. Crema. Cremona. Brindisi. Marsala. Lecco. Beirut. Potenza. Trapani. Bucarest. Kiev. Nervi. La Paz. Pestum. Terni. Stoccarda. Stoccolma. Castrocaro. Sassari. Cortina. Chicago. Chicago di notte. Ancona. Riccione. Abbiate grasso. Belluno. Bitonto. Treviso. Seychelles. Monaco. Cattolica. Ostia. Tor Bella Monaca. Benevento. No, ma non prende. Ma non prende. Almeno qua non... Ecco, qua prende. Campobasso. Chiasso. Fermo. Vado. Lampo orecchio. Erba. Crema. Cremona. Brindisi. Marsala. Lecco. Beirut. Potenza. Trapani. Bucarest. Kiev. Nervi. La Paz. Pestum. Terni. Stoccarda. Stoccolma. Castrocaro. Sassari. Cortina. Chicago. Chicago di notte. Ancona. Riccione. Abbiate grasso. Belluno. Bitonto. Treviso.
Seychelles. Monaco. Cattolica. Ostia. Tor Bella Monaca. Benevento. No, qua non prende. Qua non prende. Fino qua non... Ecco, qua prende. Campobasso. Chiasso. Fermo. Vado. Lamporecchio. Erba. Crema. Cremona. Brindisi. Marsala. Lecco. Beirut. Potenza. Trapani. Bucarest. Kiev. Nervi. La Paz. Pestum. Terni. Stoccarda. Stoccolma. Castrocaro. Sassari. Cortina. Chicago. Chicago di notte. Ancona. Riccione. Abbiate grasso. Belluno. Bitonto. Treviso. Seychelles. Monaco. Cattolica. Ostia. Tor Bella Monaca. Benevento. No, qua non prende. Qua non prende. Fino qua non... Ecco, qua prende. Campobasso. Chiasso. Fermo. Vado. Lamporecchio. Erba. Crema. Cremona. Brindisi. Marsala. Lecco. Beirut. Potenza. Trapani. Bucarest. Kiev. Nervi. La Paz. Pestum. Terni. Stoccarda. Stoccolma. Castrocaro.
Sassari. Cortina. Chicago. Chicago di notte. Ancona. Riccione. Abbiate grasso. Belluno. Bitonto. Treviso. Seychelles. Monaco. Cattolica. Ostia. Tor Bella Monaca. Benevento. No, ma non prende. Ma non prende. Fino qua non... Ecco, qua prende. Campobasso. Chiasso. Fermo. Vado. Lamporecchio. Erba. Crema. Cremona. Brindisi. Buonasera e benvenuti a questa seconda puntata di Questo Non È Teatro. Teatro Terra di Nessuno, Accademia 56. Sono contentissimi di ritrovarci qui in questo spazio che abbiamo creato in attesa di tornare sul palco. Quindi ringraziamo chi ci ha seguito e chi ci sta seguendo in questa puntata. Dobbiamo fare altri ringraziamenti. Innanzitutto Massimo Ceccovecchi e i suoi compagni di quarantena che ci hanno concesso gentilmente e amichevolmente l'utilizzo del video che abbiamo utilizzato in attesa della diretta. Ringraziamo da subito Davide Perla e regia, perché senza di lui tutto questo non sarebbe possibile. Ma di cosa parleremo questa sera? Il tema della serata sarà la credibilità, anche perché siamo invasi ogni giorno da incredibili fake news, dai vaccini in laboratorio, dal virus che si trasmette attraverso la rete 5G che rimane sull'asfalto. Abbiamo bisogno di notizie vere, personaggi veri, personaggi soprattutto che siano credibili, e di questo parleremo anche con i nostri compagni di viaggio. Quindi mi collegherei subito con Alessandro Pellegrini. Ciao Ale. È un onore arrivare per prima, anzi per secondo. Innanzitutto complimenti, perché la tua canzone improvvisata lunedì scorso ha riscosso un grandissimo successo, sei stato bravissimo. È nella hit parade ormai. E oggi quindi con te però vogliamo parlare di credibilità, perché tu che sei un cantautore, perlomeno questo è quello che succede a me, ma credo un po' a tutti quanti, quando ascoltiamo un cantautore ci ritroviamo in quello che lui dice, in quello che scrive e che canta. Quindi per un cantautore è difficile riuscire ad essere credibile quando si compone o interpreta una canzone. Come si fa ad essere credibili per farsi ritrovare nelle vite degli altri? Allora, secondo me un cantautore in quanto tale è proprio il modello della credibilità, perché lo dice la parola stessa, si canta quello che si scrive, quello
si compone. Ora, insomma, di solito quello che fai è una cosa vera che hai sentito dentro e quindi dovrebbe essere qualcosa che ti appartiene, no? Ci sono tanti che secondo me al giorno d'oggi magari sono un po' meno credibili, alcuni interpreti magari che si creano, si fanno un po' creare un mondo di canzoni, un personaggio insomma magari no, un po' costruito, oppure quelli della trap che a volte no, fanno finta di essere ragazzi di strada, aver vissuto chissà che disavventure tremende, invece magari hanno sempre avuto una vita normale, insomma, quindi credo che sia una cosa normale. Poi dopo, quando ne parli nelle canzoni, devi cercare di raccontare qualcosa che sia credibile, quindi magari tu sei credibile con te stesso, ma che gli altri ti credano, quindi raccontare una tua storia, o se racconti la storia di qualcun altro che abbia comunque che tu ci creda per primo e che tu faccia capire quanto ci credi tu per primo. Sono assolutamente d'accordo, quindi crederci ed essere veri e sinceri. Benissimo, sì. Quindi diamo anche il benvenuto ai nostri ospiti fissi, Ilenia, Federico, siete con noi anche questa sera. Ciao, buonasera. Ciao ragazzi. Ciao. Com'è andata la vostra settimana? Inizi tu. Vai. Bene, è andata bene, abbiamo continuato con i nostri lavori, di abusivismo. E abbiamo visto addirittura un forno fatto in pietra o in non so cosa. Qualcosa del... Fango. Ci siamo messi a creare argilla per creare un po' di ceramica, adesso faccio l'infornata di ceramica. Federico, bello. Sai sempre come stupirci. Anche a voi faccio la stessa domanda, però sulla credibilità, perché comunque per degli attori, anche uno scenografo, quindi cosa significa essere credibili su un palco? C'era Proietti, dice che il teatro dove tutto è finto ma niente è falso. Beh, la credibilità è un fatto incredibile, in effetti, nel senso che che è la base proprio del teatro, del cinema, almeno anche dal punto di vista mio, da come scenografo, diciamo, devo rappresentare una realtà che sia credibile per il pubblico, no? E quindi che va al di là dell'aspetto della forma, quindi anche dell'aspetto formale, perché a volte anche la scenografia, così come le rappresentazioni teatrali, sono più o meno astratte, no? E nonostante tutto possono risultare assolutamente credibili. Quindi diciamo che è un aspetto, diciamo, che va al di là della forma, la credibilità. Questo posso dire. Ilenia? Per un attore l'essere credibile è quando in scena smette di recitare. Perché la parola recitare è fare finta di essere o fare qualcos'altro, e nel momento in cui l'attore fa dimenticare lo spettatore che in quel momento sta facendo finta di essere qualcun altro, allora lì diventa credibile. Deve andare comunque dentro il personaggio. Io quando guardo l'attore non devo pensare all'attore in sé, ma a che cosa sta raccontando, no? Quindi deve smettere di recitare. Bellissima questa, sì, un attore che deve smettere di recitare è bella, però questa me la segno. Sì, in effetti. Se posso dire una cosa, secondo me la musica nel teatro, nel film, insomma, non aiuta tanto a rendere credibile una storia. Assolutamente sì. Certo. E nonostante sia una cosa incredibile di per sé, perché non si è mai vista una scena in cui tu, non so, ti approcci una donna per baciarla. C'è un quartetto d'archi sotto, no? Nella realtà questo non avviene, però tu ci credi. Te lo immagino. Benissimo, devi ragazzi. Tu. Sì. Solo un ultimo commento su una novità, vediamo Ilenia con un taglio nuovo. Questo lo dobbiamo commentare. Federico mi ha tagliato i capelli. Adesso... È proprio pieno di risorse questo ragazzo. Sì. No, voglio dire al mio parrucchiere, non preoccuparti, tornerò da te, però... Quando sarà possibile. Benissimo, allora proseguiamo, visto che la volta scorsa abbiamo avuto qualche problema con i collegamenti, ci siamo rivolti ad un esperto di streaming, di networking, tutto ciò che ha a che fare con l'informatica, è Silvano Gaggini, quindi chiederei alla regia di partire con il contributo.
Benvenuti a questa nuova puntata di Chiedilo al Gaggini Express. Rispondo in meno di un minuto a tutte le richieste che hanno a che fare con l'informatica, l'elettronica e altri argomenti. Un utente mi sta scrivendo proprio ora in diretta che vuole sapere da me come si fa a fare lo streaming perché c'è un PC che è un po' lento, un po' vecchiotto. Ma guarda, nessun problema. Può avere anche un PC, anche vecchio, ma non ha importanza. Adesso ti faccio vedere come si fa. Ecco, ho fatto lo streaming. Mi sta scrivendo ora, e forse per ringraziarmi. No, allora, io ho chiesto come si fa a fare lo streaming e non ho chiesto come si fa a fare lo screaming, imbecille. Bene, allora, la prossima puntata di Chiedilo... Cos'è lo streaming, però? Non mi ha capito. Che cos'è lo streaming? Bene, mi sa che abbiamo sbagliato esperto, ci avevano detto di essere molto credibile, il massimo esperto, mi sa che faremo con i nostri mezzi. La chiusa, però vogliamo dirlo ai nostri... Ecco. Non è così semplice. Andiamo oltre. Sì. Andiamo oltre perché abbiamo invece una persona assolutamente credibile, diciamo che è un luminare nel suo campo, nel campo della psicologia, perché adesso molti salotti televisivi sono pieni di psicologi, perché abbiamo bisogno un po' di riadattare le nostre menti a questa situazione. Noi abbiamo invitato il dottor Crepò, che ci ha offerto il suo angolo, chiamato il divano d'angolo dello psicologo, quindi avremo anche questa rubrica in questo nostro show, e quindi non perderei altro tempo, mi collegherei con il dottor Crepò. Buonasera, signor Crepò. Buonasera, benvenuto. Salve, buonasera. Buonasera. Grazie per aver accettato questa nostra intervista, lei che è un grandissimo luminare. Volevamo chiederle come facciamo ad essere credibili agli occhi degli altri, sia nella vita reale che nell'immagine che diamo di noi sui social. Dobbiamo forse credere di più in noi stessi per essere credibili per gli altri? Invidia. Sentimento nei confronti di un'altra persona o di un gruppo di persone che possiedono qualcosa concretamente ma anche metaforicamente che l'invidioso non possiede. Scusi, no, ma veramente avevamo chiesto di parlare della credibilità, può parlarcene per favore? Infatti. Ansia, stato psicologico caratterizzato da preoccupazione o sensazione di paura non connesso ad alcuno stimolo specifico. Si distingue infatti dalla paura il fatto di essere aspettato. Non capisco. Scusi, se mi permetto, ma ce lo potrebbe spiegare in maniera un po' più semplice, così ecco, per grazie. Noi poveri ignoranti? No, non avete gli strumenti per comprendere. No. Non è certo colpa mia, no? Non sentirsi all'altezza, signorina, di un compito o di un'attività sì. può essere un problema, soprattutto sì. per si dica. No, è che vediamo che dietro di lei c'è una persona. Sì, non è da solo. È mia cliente, paziente. Ah, sta lavorando. Quindi viene in progetto da lei in studio. No, non sono in studio, no. Ah, allora quindi lei fa visita a domicilio. Questa è la mia ultima seduta. Ah, quindi lei ogni giorno si sposta per andare dai suoi pazienti, nonostante tutto. In effetti non mi sposto da tempo. Ma come no? Cioè, quindi scusi, dove si trova?
È un luogo dove ci sono quadri, ci sono cuscini, divani, stanze, bagni. Sì, cioè quella che noi ignorantoni chiamiamo volgarmente casa, quindi lei si trova a casa della sua paziente? La casa è un edificio, parte di esso, utilizzato stabilmente da persone per ripararsi. Ma da quando sta lì? Da quando sta lì? Ah, non esco dal 26 febbraio. Ma come? Febbraio, cioè, quindi lei è a casa della sua paziente dal 26 febbraio. Ah, un ospite della mente. Sì, ma scusi, ho sentito una specie di mugolio lì dietro di lei. Infatti, è che sto eseguendo un processo che si costituisce come mezzo per mantenersi in un periodo di crisi come questo, anche volgarmente detto ipnosi. Sì, scusi, ma io vedo dei piedi che si stanno muovendo, cioè è una corda, non so se la vedete anche voi. Una sì, corda. Sì, c'è una corda, c'è. La corda è come la musica, come la matematica, come il pendolo, appunto, per ridurre. Sì. L'ipnosi, cioè, alla paziente. Quindi lei usa la corda abilmente come se fosse un pendolo, diciamo, per ipnotizzare. No, l'ho legata. Come legata? Questa pratica, vista dall'esterno, potrebbe sembrare una costrizione della paziente. No, scusi, lei, senta, lei ha rapito e legato una paziente dal 26 febbraio e sta pure a casa sua. Ma poi ci scusi, ma lei, oltre a non essere credibile, avrà commesso almeno 3-4 reati. Eh sì, come minimo. Sì, ma questo non è uno psicologo, lei è uno psicopatico. Psicosi, disturbo, psichiatrico, riferito a una grave alterazione dell'ordine. Cioè, bisogna salvare quella donna, ragazzi. Assolutamente. L'ordine si indica un tipo di servizio fornito da uno Stato. Lega, Fede, io lo lascerei blaterare da solo. Esatto. Io chiamo la polizia. Chiedo alla regia cortesemente di staccare il collegamento. Regia, staccare il collegamento. Ilenia, cioè, no, ti ha risposto la polizia? No, io, ragazzi, ho chiamato subito, cioè questo è un folle. Non sta bene, secondo me c'è qualcosa che non va. Questa puntata con gli esperti, ecco. Io credo che in redazione salterà qualche testa dopo questa puntata. Comunque vorrei ricordare ad Alessandro Pellegrini che anche questa volta, alla fine della puntata, dovrà comporci un brano improvvisato con tutto quello che vede e con tutti quelli che saranno i vostri commenti. Quindi vi invitiamo a commentare, perché ce ne saranno ancora delle belle. E proprio perché ce ne saranno delle belle, andiamo con il prossimo ospite, perché immagino un po' tutti, io ho questo problema, forse anche Elena e Federico, ma penso tutti quanti a casa, visto che non possiamo andare più nei pub, nei ristoranti, non sappiamo veramente più che cosa cucinare. Cioè non si sa più né che cosa fare quando andiamo a fare tutta la mega spesa, né cosa mettere sul tavolo pranzo e cena, obiettivamente. Finite le idee. Non so voi. Ce l'ho mai avute. Però infatti non vedo l'ora di incontrare il prossimo ospite proprio per avere così. Cose buone da fare e da mangiare. Per chi ha finito le idee o non le ha mai avute, adesso ci colleghiamo direttamente con uno chef super stellato, Antonio Richelet. Yeah. Bonsoir, Monsieur Richelet. Buonasera. Salve. Cristiano, ma che schifo è Cristiano? Di là, no? Allora, scusate, collegamento, un piccolo problema qui. No, ci sono sempre per i miei clienti, i miei pubblico, ci sono. Ho una ricetta facile per voi, Ah, che bello, finalmente. Che bello, sì. Dai, stasera qualcosa di diverso, finalmente. Prendo appunti, sono pronta. Vai. Prendete appunti, io direi di stare sul pescetto, un bel pescetto all'acqua pazza, mi piace, bravi. Sì. Pensavo per esempio a qualcosa che tutti abbiamo nel frigo, un fugu all'acqua pazza, facilissimo, si prende... Allora, un che? Un fungo?
Non che cresce le radici, no? Un fugu, pesce palla, no? Quello giapponese conosce, sì, ma non trattiamo un pesce. Ma è pericoloso, poi ci vogliono anni per saperlo trattare. Non... È un pochino velenoso, no? Comincia una scena in 4 e la finisce in 2, ma è raffinato, non va bene, non va bene, capito. Vabbè, facciamo qualcosa di più semplice, tipo un'orata, va benissimo. Meglio. Ma di che stiamo a parlare? Allora, scusate, torniamo a noi, allora, facciamo l'orata, poi un po' di pesanti. Bene, prendete un'orata, una buona pescatura, pescata a canna, da un albino che fa bene, poi mi prendete dei pomodori. Da chi? Da un albino, a canna. Albino? A canna. No, l'albino quello sta in alto, no, al mare, quindi albino, una persona chiara di pelle come camicia, faceva presente? Cioè, un albino deve pescare un'orata a canna, va bene, sì, ok? C'è una certa armonia cromatica, no? L'albino è bianco, la canna è il pesce bianco. Sono io, bravo, capisci dove devi stare, bravissimo. Allora, poi prendete dei pomorini, datterini, pomodorini, dell'Himalaya. Cristiano, ha vinto, ecco! Dell'Himalaya. Ma come dell'Himalaya? Crescono in Himalaya. Allora, chiariamoci, la frutta e la verdura devono avere una certa forza di volontà, se non mi crescono a 3-4 mila metri, cosa la porto a fare io sul mio tavolo, miei clienti? Ok. Poi, dopo, giusto, pare giustissimo, dopodiché prendiamo una... Andiamo avanti. Una cipolla dorata. Ce l'abbiamo. Oh, ce l'avete, mi sorprende, attenzione. Dorata, che non sia placcata oro, perché altrimenti non rende altrettanto un bel problemino. In oro massiccio, una cipolla d'oro massiccio. Mi cucina con meno del massiccio, io allora faccia il brodetto, fate due cazze in umido, allora. Rispetto alla povertà ci mancherebbe. Allora, nel mio chef è costellato, nel mio ristorante è costellato, facciamo altro. Cristiano, che testo di ferro! Ma chi è questo? Con chi ce l'ha? È un dipendente che ho in prova e si è fermato qui per fare Cristiano, questo ragazzetto in berbe, Ronaldo, conosce? Cristiano! Cristiano Ronaldo, ma il calciatore? Si chiama come calciatore? Sì, fa cacciatore, ma per arrotondare ogni tanto viene a fare il fine settimana da me, no? C'è Cristiano Ronaldo nella sua cucina, ci dica la ricetta piuttosto, come lo cuciniamo alla fine? Allora, chiariamoci un secondo, lo cuciniamo che prendete il pesciotto, no? Lo mettete al forno, un bel forno a 2200 gradi, no? Un bel forno a fusione fredda. Scusi, 2200 gradi neanche nell'alto forno dell'Ilva c'è, cioè, questa temperatura. La fusione nucleare. Voi avete forni modesti, no? Con 200 gradi, che ci fai? Panini, eh? Non ti chini più, è col timer, si spegne da solo. Allora fate con... forno normale, 20-30 minuti, tanto avete tempo da perdere. Nel frattempo mettete dell'acqua evian in una pirofila e ci mettete anche del pomodorino, la cipollotto, e fate una bella pupurri, no? Poi prendete il pesciotto, lo tirate fuori, lo mettete a filetti, lo coprite con quello che avete cucinato, rimettete tutto in forno per una scaldatina che si amalgama, e poi via, e tutto è fatto, facilissimo. Una classica orata al forno, praticamente. Sì. Classica lavata al forno, perché voi avete scelto l'orata, perché sennò il fugu è tutta un'altra cosa. E comunque, se cucinate da me, è tutto un altro savoir. Ronaldo, dribla! Che mi porta il pane così? Cioè, ma veramente c'è Ronaldo? Quindi è vero, c'è Ronaldo? Sì, che ve l'ho detto, no, che deve arrotondare la paghetta, lo viene qua, perché anche perché Lionel purtroppo mi ha dato 2-3 giorni che non può esserci. Ma lei a cena cosa si preparerà? Io a cena preparo il mio piatto preferito, da che devo stare a casa, e allora mi faccio qualcosa di nutriente, di forte, non so se voi piace, e faccio grattoni in brodo, grattoni minestrina. Stasera fa la minestrina. Vabbè, io direi di chiudere qui, grazie al nostro chef, questa sera la minestrina in brodo. Vabbè, grazie per le sue idee, grazie. La salutiamo. La prossima qua. È stato fantastico. Illuminato. Bravo, a voi. Cristiano la pan! Che dire, delle idee veramente innovative. E deve fare la pasta in brodo anche noi, mi sa.
Io, grattoni, no, l'unica cosa, mi sa che manderò un curriculum allo chef, visto... sicuramente stipendio, no? Può elargire degli stipendi decisamente alti, se può permettersi certi camerieri. Pare di sì. Sì. Io vorrei fare... so che Conte ha finito la diretta, eh? Esatto, Conte ha appena terminato la diretta, quindi inviterei tutti quelli che stavano seguendo Conte a convergere sulla nostra diretta. Magari chi ci sta seguendo può andare a scrivere sulla pagina di Giuseppe Conte e dire che possono venire qua da noi, tanto ormai è finito, ci rilassiamo un po'. Potrebbe seguirci, visto che adesso è libero. Esatto, potrebbe, anche Giuseppe Conte potrebbe venire a vedere Questo Non È Teatro. Benissimo, dopo che abbiamo cucinato questi piatti così prelibati, casomai venisse qualcuno, ve lo dicevano voi a casa, metti a posto casomai venisse qualcuno, sì. Ma soprattutto se vengono degli ospiti che sono già previsti, quindi ci prepariamo con questo tutorial a capire come comportarci quando riapriremo le nostre case ad accogliere finalmente dei nuovi ospiti. Quindi, se siete d'accordo, darei subito la linea a Viviana con i suoi consigli e cortesie per gli ospiti. Hola, bienvenidos amigos y amigas, cortesie per gli ospiti con vuestra Viviana y la sua manager. Oggi ci occuperemo di vedere come comportarsi se organizziamo una cena per la persona che piace, che vogliamo conquistare. Partiamo dall'outfit. Sicuramente dovete innanzitutto essere discreti nell'abbigliamento e nel trucco, vedete? Qualcosa di leggero che non suggerisca niente, niente di aggressivo, un semplice giubbotto di pelle, un leggings di pelle e una bella maglietta animalier, che sono così banali all'ordine del giorno, una cosa che indossate sempre per stare comodi, però comunque attraenti. E la tavola come la dobbiamo apparecchiare? Innanzitutto non possono mancare i piatti, perché sennò dove la fate mangiare questo povero Cristo? Le forchette, i coltelli, un cucchiaio così, anche se non dovete mangiare il brodo, però lo mettete perché fa figura, e dei bicchieri che siano discreti oppure di oro secchino come questi, perché io sono molto ricca e me lo posso permettere. Voi, non so, se voi non ce li avete, mettete quelli di plastica, tanto è lo stesso, va bene? Non possiamo farci mancare una candela, in questo caso un cero pasquale, perché siamo vicini alla festa, e per farli capire con discrezione e senza intimorirlo che vogliamo conquistarlo, verso la fine della cena io vi suggerisco a centro tavola di lanciare, però con discrezione, qualcosa che le faccia capire che lo volete conquistare, che volete stare con lui. Così lo lasciate a centro tavola e poi se vuole capire capisce, se non vuole capire lo cacciate da casa. Per oggi è tutto, a cortesia dell'ospite con Viviana, vi mandiamo un grosso bacio e buona fortuna. Arrivederci. Beh, Fede, non so te, ma per me era una tavola molto interessante. Sobria ed elegante. Esatto. La sobrietà, prima di tutto. Diciamo, grazie, con dei... Viviana, grazie mille. Io probabilmente la vorrò invitare per un'altra delle sue perle. Per apparecchiare la tavola. Decisamente, diciamo che lanciava dei piccoli messaggi subliminali. Insomma, chi vuole intendere, intenda. Comunque, abbiamo qualcuno che ha abbandonato la diretta di Conte per venire da noi e qualcuno che ci dice che è molto meglio seguire Questo Non È Teatro. E faccio notare anche che è stata notata la somiglianza del nostro chef con Macio Capatonda. Io concordo molto con questa somiglianza. Sì, sì. Scusate se Fede è sparito, ma abbiamo un figlio chiuso in camera, peggio dello psicologo, però ogni tanto si libera. Arriverà la polizia anche da voi a breve per sequestro di minori. Attivismi. Sfruttamenti dei minori e varie cose, siamo a posto. Bene, io andrei avanti veloci con la prossima rubrica. Ritroviamo un ospite che è piaciuto tantissimo, perché vogliamo comunque sapere del nostro futuro, quindi l'oroscopo di Nostradamus.
Buongiorno e benvenuti a un locopo cinese. Aliete! Piano piano! Tolo! Ola cotura votura! Tolo tolo! Che belli! Vuota voglia ti voto! Ciacolo vuota colo vuota vuota vuota! Amore! Canclo! Quando partita lontano! Liuri! Piano piano! Papagole! Vergine! Vuota la vuota, vuota qua, dalla qua, dalla là, dalla dalla! Bilancia! Oh! 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 Boom! Scorpione! Balla balla ballerina! Sagittario! Fiscia testa, fiscia sinistra, meglio dritto, meglio dritto! Capricorno! Scuola per te, scuola per tua volta, io non lo voglio! Guarda, guarda, guarda bene! Acquario! Pesci! Pesci, sacca, 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 sacca! Allo, allo, pensiamolo, ci può! Ah, buono, buono! Grazie mille, arrivederci! Nostradamus. Passiamo subito, benissimo, dopo Nostradamus, alla prossima rubrica che è A meme fa ride. Una rubrica per raccogliere i migliori meme che hanno girato per la rete in quest'ultima settimana e partiamo subito con la posizione numero 5. Oh, al numero 5 abbiamo i battesimi nel 2020. Ecco, a distanza, quindi abbiamo il prete che si è così comprato una pistola di quelle ad acqua, santa. La santa pistola d'acqua. Tutto in sicurezza. Posizione numero 4. Oh, al quarto posto abbiamo la circolare del Viminale che dice sì alla passeggiata genitori e figli, e Brunetta fa secondo me ci sgamano. Vabbè, ma lui è il figlio della madre. E questa qui c'è poco da dire. Passiamo subito alla numero 3. Oh, al terzo posto abbiamo Luca Morisi, che è responsabile della comunicazione di Salvini, che lo rimprovera di non utilizzare abbastanza simboli religiosi. Sembra che già lì abbia dato abbastanza, insomma, quella foto. Non abbastanza, non abbastanza. Qualcosa di più, ci potrebbe qualcosa di più. Posizione numero 2. Ecco, al secondo posto abbiamo l'ultima cena su online, quindi Gesù dice mi vedete? Mi vedete? Mi sentite? E i problemi di connessione anche lì. Ormai la faremo soli, anche noi così, mi sa, la Pasqua. E andiamo in cima alla classifica con la posizione numero 1. Oh, al primo posto abbiamo, ecco, la differenza tra il server di Pornhub e il server dell'INPS. Ecco, come potete vedere, c'è una piccola differenza. È il potenziale che è diverso, diciamo. Però qualcuno qui ha avuto delle difficoltà, mi sa, anche tra noi. Veramente una difficoltà. Divertente, è stato molto divertente. Tra l'altro, parlando di fake news, è invece notizia vera che Pornhub si è offerto di dare una mano al sito dell'INPS. L'INPS però non ha replicato, forse ha pensato non fosse vero, ma in realtà l'infrastruttura di Pornhub ha retto tutti questi giorni. Benissimo, io passerei alla prossima rubrica, ritroviamo il nostro meteorologo Gianluca Richter.
Buonasera e benvenuti alle previsioni del tempo per domani martedì 7 aprile al nord. Nebbia. Al centro. Possibili annuvolamenti. Al sud. Festa. Venete Roma, Luca, Furre, Giumeo, Venete Roma, Currane senza ramica, Susona, Currane senza ramica. Grazie e buonasera. Arrivederci alla settimana prossima. Che dire, delle previsioni del tempo come al solito utilissime. Un po' così, delle previsioni imprevedibili. Questa settimana così, non ci aveva tanta voglia di fare sto meteorologo, Però una bella parte. Però così, è sempre molto bello da vedere. Sì. Esatto, molto originale. Io richiamerei in studio con noi Alessandro Pellegrini. Buonasera. Ben ritrovati. Bentornato Ale. Allora, sei riuscito anche questa volta a comporre un brano in questi pochi minuti di diretta con tutti gli spunti che sono arrivati, con i personaggi che abbiamo incontrato? Qualcosina è venuta, una canzone impegnata, credibilissima. Io ti darò 21 minuti. 21, va bene, la regia è informata, quindi ti darei subito la musica e la voce a te. Eccola. Credo da sempre a Babbo Natale, uomo nero e befana di fattina dentale. Credo da sempre a tutte le voci, ai siti truccati, ai click più veloci. Ma non posso credere alla finzione di chi col sorriso ruba le persone. Non posso credere a quelle bugie che passano le mie fantasie. Alla scienza psicologica ho creduto sempre poco, soprattutto se ti legano al divano anche per gioco. E la barba se la tingerà di nera che crepò, e l'esperto del reato di cucina a vento. Nostradamus, io ti credo come ai massimi indovini, o quel prete che battezza con il getto quei bambini. Ma tra tutte le lusinghe credere alla signorina se mi ospita per cena con modesta cortesia. E credo da sempre in un palco vuoto, in una locandina con titolo e foto. Credo anche alle storie, alle favole altrui, solo se chi racconta ci crede anche lui. Non si può credere alla finzione di chi col sorriso ruba le persone. Non si può credere a una tale bugia, crediamo nella fantasia. Wow. Grande Ale, peccato per l'audio, è arrivato un po' a tratti, ma comunque si è capito che sei riuscito a condensare tutto in un'unica canzone. Ancora complimenti in così poco tempo. Grazie ragazzi, è difficile ma è molto stimolante. un bel esercizio. Benissimo, allora noi siamo arrivati alla fine, quindi è il momento di ringraziare tutti. Ringraziamo Marta Trevisi che ci ha offerto le cortesie per gli ospiti, alias Viviana, ringraziamo Massimo Ceccovecchi e ringraziamo tutti gli attori di Teatro Terra di Nessuno, Accademia 56, che hanno contribuito a creare questa puntata di Questo Non è Teatro. Daniele Marcori, che è il nostro tecnico informatico Gaggini, e quindi accoglieremo sempre di più nelle prossime puntate degli amici teatranti, improvvisatori, chissà, anche altri ospiti, per arricchire sempre di più questo appuntamento che, volente o nolente, porteremo avanti. Noi vorremmo uscire il prima possibile, tornare sui palchi, ma ancora mi sa che dovremo aspettare un pochino. Purtroppo. Ile, Fede? Ciao ragazzi, grazie mille. Ci vediamo lunedì, che è Pasquetta, e quindi finalmente passeremo Pasquetta insieme. Sapremo che cosa la fare. La prossima puntata è anche l'ultima. No. Tanto pioverà come al solito.
Quindi pioverà, niente no. Gita fuori porta, ci troviamo a Questo Non È Teatro. Esatto. Alla prossima puntata. Sigla! Ciao.